Questo è l'E-Rex. È il settimo T-Rex trovato nello stato del Wyoming. Il suo nome viene dal rancher proprietario del terreno in cui l'abbiamo trovato. L'ho trovato nel 2005, mentre stavo camminando per caso e avevo bisogno di trovare un posto per liberarmi del caffè perché quella mattina ne avevo bevute 3 tazze e ho trovato alcune ossa che giacevano a terra, appena appena esposte, e le abbiamo lasciate lì per 5 anni, in mostra per chi passava di lì. E nel 2010 abbiamo iniziato effettivamente a scavare. Non sapevamo che fosse un T-Rex. Il nostro obiettivo era di scoprire cosa fosse, quanto potesse essere grande e cosa farne. Così cominciamo a scavare e scoprimmo che si trattava di una roccia molto grossa. La chiamammo concrezione, una roccia dura in mezzo a rocce morbide. E abbiamo scavato questa roccia morbida attorno, abbiamo tirato fuori la concrezione e la forma che vedete qui è la forma della concrezione. È tutto attorno ai bordi della concrezione, a partire dall'estremità del femore, proprio qui, le ultime 2 ossa della coda, qui. Alcune di esse erano al di fuori della concrezione e dato che potevamo vedere le 2 ossa della coda, abbiamo capito che si trattava di un T-Rex e a quel punto ci siamo messi attorno a un tavolo con i proprietari per siglare un accordo e raccoglierlo. C'erano altre ossa che spuntavano, pezzi delle ossa pelviche che spuntavano dalla roccia, come ho detto il femore, e qui, dove vedete le punte delle vertebre che erano appena esposte oltre la superficie della roccia, per cui sapevamo che era qualcosa di articolato. Non sapevamo cosa fosse, finché non abbiamo visto queste 2 ossa alla fine. E abbiamo scoperto che era un T-Rex e abbiamo concluso l'accordo.